Ne approfitto di questo momento di pausa, ne approfitto per ringraziare il Signore per questo giorno. Dicevo già ieri, è stato bello camminare con questi ragazzi questi 5 anni e oggi gli passiamo il testimone, lo Spirito Santo, e che siano testimoni nella vita e nella società. Poi ringrazio tanto il nostro Vescovo, che ci dà davvero una bella testimonianza di essere innamorato di Gesù, cosa di cui noi abbiamo bisogno. Ringrazio le catechiste che si sono appassionate ai ragazzi in questo tempo, ringrazio il coro, ringrazio chi ha preparato la liturgia, la coreografia, ecco, tutto quello che serviva per far festa, davvero grazie a tutti. Sono io che ringrazio e saluto di cuore con un forte abbraccio il vostro parroco, carissimo Don Franco, insieme a Don Daniele e a tutti i ministri, i collaboratori della parrocchia, le catechiste e tutti quelli che ha ringraziato Don Franco. Ma ho 2 ultimi messaggi, il primo è per voi ragazzi, rapidissimo. Voi lo sapete, la crisima non è il capolinea. Beati voi se continuerete il cammino, se no sarebbe come aver fatto un bel allenamento e poi non giocare la partita, sarebbe veramente un peccato. E a voi papà, a voi mamme, a voi genitori, beati voi se vedrete il cammino di fede dei vostri figlioli, che ripeto non finisce, non dovrebbe finire qua. Mi appello al vostro senso di responsabilità. Beati voi se vedrete questo cammino di fede come certamente un impegno anche per voi, non posso fare sconti, ma soprattutto come un investimento per il bene dei vostri ragazzi e perciò anche di voi genitori e della vostra famiglia. Il Signore sia con voi. Che il Signore sia davanti a voi per guidarvi, dietro a voi per difendervi, accanto a voi per accompagnarvi, proteggervi e consolarvi. Amen. E che il Signore vi illumini, vi sostenga, vi accompagni e vi benedica, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore vi ha consacrato e vi attende nella sua avventura. Andate in pace. Grazie a fare il gruppo. Ok. No.